Eccoci qua, Linda Meleo, assessore ai trasporti del Comune di Roma, prego. Matteo Biffoni, sindaco di Prato, ma anche membro dell'ANCI, l'associazione che raggruppa i comuni. Meleo, voglio sentire anche lei, perché ormai è un campo minato quello di Roma. Assolutamente, voi avete la superficie della Luna. La superficie della Luna. Però ormai si possono fare i mondiali. Ormai le buche sono dovunque, non è un problema di periferia, no. È un problema... Infatti io credo che al di là del problema adesso di cui i signori purtroppo sono coinvolti e di cui siamo sicuramente responsabili in senso lato come amministrazione, la migliore risposta che noi amministratori possiamo dare è mettere... a manutenzione delle strade, cioè mettere a disposizione risorse per mantenere strade, buche e l'intero manto stradale. Ed è proprio quello che farà questa amministrazione. Roma ha un primato negativo per buche, lo sappiamo tutti, ha un primato negativo sotto tanti aspetti, quindi anche in termini di sicurezza stradale, in termini di pericolosità. Tra l'altro ricordo che la riparazione delle buche era entrata in campagna elettorale, ne avete fatto esattamente anche voi un il problema quindi è proprio questo. Noi abbiamo preso in mano questa situazione, sì, e finalmente abbiamo chiuso da qualche giorno appalti per la manutenzione ordinaria delle strade, finalmente per ben 135 milioni di euro che spenderemo da qui al prossimo anno. Quindi in un anno abbiamo trovato in bilancio queste risorse e quindi andremo a intervenire immediatamente sugli assi che sono più pericolosi. Al nostro cittadino, il signor Di Folco, come rispondiamo? E vi dico anche, rispondo con queste cifre, vi dico che circa 7,5 milioni di queste risorse saranno usate entro marzo. E dopo vi vorrei farvi vedere anche quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo manutenuto, vi faccio vedere qualche foto rispetto alle differenze che questi lavori hanno condotto. Questa è via Acqua Fredda, quindi sì, questo tipo di appalti sono stati chiusi qualche giorno fa e abbiamo già una strada completamente rifatta. Ecco, sì, questo era il prima e questo era il dopo. Abbiamo anche degli interventi, vi faccio vedere, su via della Pisana, interventi fatti di notte proprio per tutelare anche il traffico cittadino e far sì che vabbè, i cittadini insomma, possano... Vabbè, insomma, qualcosa, ecco, è partito, diciamo. Questa è esattamente via della Pisana. Sì. Abbiamo interventi su via Appia Nuova, abbiamo interventi anche partiti su via del Tentoretto proprio oggi, quindi siamo al lavoro con però le risorse. Però poi mi deve consentire di far vedere noi le immagini che vi arrivano, che arrivano, ma mi manda la sappiamo perfettamente. Abbiamo delle domande, lo sappiamo perfettamente, però noi abbiamo messo subito sul campo delle risorse. Vi dico anche di più, abbiamo voluto interrompere quello che è successo in passato, sì, attraverso interventi spot, affidamenti diretti, sì, che sono stati anche in alcuni casi coinvolti nelle procedure di Mafia Capitale, quindi abbiamo voluto tagliare col passato. Allora, se no, vabbè, diciamo, siamo messi male. Queste gare di appalto servono proprio per questo, per avviare delle procedure trasparenti e più controllabili. E più controllabili. Allora, il punto è che sono perfettamente cosciente, infatti prima ho detto basta con gli interventi spot che vanno veramente a rattoppare quelle che sono le strade di Roma. Ormai sappiamo tutti in che condizioni sono, rattoppi su rattoppi, interventi spot soltanto per colmare l'emergenza. Tutto questo finirà perché Roma si è dotata anzi di un programma ordinario di manutenzione stradale, quindi che prevede anche la costituzione di una task force interdepartimentale che andrà poi a controllare zona per zona, anche grazie all'aiuto dei municipi, poi i punti critici che si verranno a creare. Quindi c'è una programmazione che Roma non ha mai avuto prima con le precedenti amministrazioni e queste risorse sono state destinate proprio a questo scopo. Noi ci teniamo alla sicurezza dei cittadini, io credo che la sostenibilità e la qualità di vita della città di Roma passi necessariamente anche attraverso la sicurezza stradale. Ora è chiaro che negli anni sono stati accumulati una serie di strade e malconce, quindi io so perfettamente che queste transenne arancioni sono un po' nell'immaginario dei cittadini. Anche queste stiamo progressivamente eliminandole, passo per passo, con queste risorse, con questi interventi vogliamo garantire sicurezza e anche decoro. Vi siete impegnati? Ci siamo impegnati completamente. Vi faccio